Castelfranco, come in quasi tutti i comuni della provincia, stiamo facendo lo SPI in piazza, il sindacato pensionati che va in piazza a portare le proprie rivendicazioni. Centrale è la questione della sanità. Sono notizie che arrivano dal governo dove dice che invece di aumentare le risorse le sta diminuendo, e questo non è possibile perché noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica e di qualità. L'altro elemento centrale, insieme a tante altre questioni che chiediamo, è la difesa della Costituzione. In questa fase, con lo SPI in piazza, regaliamo anche i testi della Costituzione perché vogliamo dare con questo un segnale forte di difesa di quelli che sono i principi per cui abbiamo combattuto nel passato. Partiamo con una serie di iniziative insieme a tantissime associazioni del territorio, ma non solo ovviamente modenesi, ma a livello nazionale sono abbondantemente più di 100, probabilmente arriviamo anche a 200, dove unite alla CGIL sono concordi ad andare a manifestare a Roma rispetto a questa situazione che il governo non ha ancora risolto. Parliamo di sanità, pensioni, tutta una serie di situazioni che si vivono sulla pelle delle persone e che attualmente è necessario portare a soluzione. 7 ottobre a Roma, bisogna andarci, non bisogna rimanere al balcone, è finito il tempo in cui rimaniamo fermi a guardare. Anche l'Auser aderisce alla manifestazione promossa per il 7 ottobre a livello nazionale. La Auser naturalmente è interessata a realizzare gli obiettivi che sono al centro della manifestazione. Noi siamo al fianco di tutte le associazioni che hanno aderito e cercheremo di dare il nostro contributo. Il servizio Corpo Badanti della CGIL di Modena offre un servizio qualificato alle famiglie che hanno la necessità di reperire personale domestico e regolarizzarlo. Siamo molto attenti alla fase iniziale, quella di orientamento. Prestiamo ascolto alle famiglie, ai bisogni che hanno e cerchiamo di orientarle sia indicando i luoghi dove possono trovare queste figure professionali, sia dando informazioni su eventuali contributi economici e poi anche sul tipo di contratto da applicare. Il nostro personale segue la famiglia in tutto il percorso, dalla stipula del contratto e alla gestione in tutti i vari aspetti. Elaboriamo le buste paga, elaboriamo i bollettini per pagare i contributi, ci occupiamo anche della stesura della certificazione unica. E gestiamo in media circa 1500 contratti all'anno e possiamo vantare una vertenzialità pari a zero grazie al nostro costante lavoro di ascolto e mediazione nella tutela del datore di lavoro, ma sempre nel rispetto del contratto e dei diritti del lavoratore.